partita tra Dreamviewed e Happy Hours, vinta da Happy Hours per 8-3. Una partita che è stata, diciamo, lottata alla pari solo all'inizio, poi siete andati via col punteggio e avete dominato. Sì, ce la siamo giocata il primo tempo, siamo andati in difficoltà, infatti il primo tempo vincevamo solo per un gol di vantaggio, poi nel secondo tempo anche con le sostituzioni, abbiamo trovato l'assetto della squadra e quindi siamo riusciti a ottenere il risultato che ho sperato. Ti lascio andare a fare la doccia, ciao Enrico. Oh, attenzione. Allora, siamo qui con Francesco Esposito. Dicevamo, questa partita lottata dall'inizio, poi siete andati avanti col punteggio, avete giocato bene. Queste Happy Hours che si rivelano delle potenze di questo campionato. Sì, puntiamo anche quest'anno a classificarci in zona Champions e ci dispiace soprattutto per l'assenza di Lubrano Davide per la squadra avversaria, in finale magari. Senti, un tuo parere su una squadra che ti ha colpito in questa Serie A TAM? Polimaco è una delle più forti, secondo me. Va bene, ti andiamo a fare la doccia. Ciao, ciao.